afternoon, by the way. Okay, so guys, welcome. Sorry for that. We're about 15 minutes behind now. Some technology, but hopefully it's going to work. But obviously, look, we're not here to learn from PowerPoint. We're here to learn from Marco. So, firstly, please, thank you, Marco, for coming today. For us as an association, coach education is at the forefront of us getting better. It has to be, and we believe it is. So by bringing the likes of Marco here and you guys coming here today, you know, it is going to help us move forward and move upward. Okay? So guys, I hope you enjoyed the session. I'm going to pass over here to Jenny, who's also going to help us translate, and obviously Marco. So yeah. I'll see you guys later. Thank you. Hi guys, I don't do translations for a living, so if I make some errors, please forgive me. I will try to translate in the best possible way what Marco will try to communicate to you as a coaches community, and the objective is that you can bring some principles that Marco is going to explain into your ecosystem in the world. Okay? Cool. Teniamo la voce un po' più alta. Sì, sì. Okay. Intanto un saluto da parte mia a tutti e benvenuti a questo incontro. È estremamente piacevole per me essere per la prima volta in Irlanda e comunque incontrare, dopo che avevamo visto le ragazze a Milano, incontrare di nuovo diciamo, sia il gruppo delle ragazze sia chi cresce quelle competenze tecniche in un'occasione di questo genere. Marco is delighted to be here, and which gives continuation to the project we started in Milan in last February with a large group of 20 plus players coming over from Ireland to Milan. And we spent 1 week in Club Italia with Marco and his group of coaches. So he's happy to be here and to help the coaches community as well. First time in Ireland. First time in Ireland. Prima volta in Irlanda. Okay. Oh, io sulla base delle proposte che ho avuto diciamo dalla federazione irlandese ho scelto di occuparmi di sviluppare bene l'allenamento del primo tocco dell'azione di cambio palle, del primo tocco dell'azione di breakpoint e ricostruzione, perché quindi ricezione e difesa e tutto quello che ne consegue attorno, sia dal punto di vista metodologico che dal punto di vista diciamo della costruzione degli esercizi. Based on the feedback we provide, the inputs we provided to him to bring over here, he decided to make a focus, to stay focused on two aspects of the game, the side out and the break point, and the methodology he applies to these phases of the game. Okay, so it's defense, attack defense, and side out. Poi di Sua Maestà l'attacco troveremo un'altra occasione, perché forse un weekend è abbastanza poco. To talk about what people cares a lot, which is the attack, hitting, that will take probably another weekend in the future, and let's see. Non lo so. Quindi partiamo subito con il discorso della ricezione, del servizio. So we start with the passing principles. Okay. Allora, il sistema che utilizziamo da molti anni in Italia è un sistema che cerca una linea di compromesso tra la costruzione del movimento e la specificità del movimento pallavolistico, quindi di la specificità dei movimenti che il giocatore di pallavolo compie quando è in campo. So basically they focus on analyzing the specific type of movements that a passer does when he's executing a passing movement. Quindi un primo elemento fondamentale che dobbiamo considerare, che noi consideriamo sempre fin dall'inizio dell'allenamento riguardante la ricezione del servizio, è creare una traiettoria specifica. So the first component since we start the training session is to try to develop a specific trajectory. Quindi fin dal riscaldamento, fin dal warming up, quindi la parte preparatoria dell'allenamento,
noi mettiamo i giocatori che devono essere allenati alla ricezione di fronte alla specificità della traiettoria. So from the very beginning, even during the warm-up drills that you may implement during your training sessions, we emphasize the trajectory component that is requested to the players to focus on. E questo è un dettaglio molto importante, perché se io faccio iniziare battuta, servizio contro una ricezione, il servizio va a regime in tempi molto rapidi, sicuramente più rapidi rispetto alla ricezione, e quindi c'è una fase dell'esercizio che è frustrante per il ricevitore, perché il servizio è troppo impegnativo rispetto alla capacità percettiva motoria del ricevitore. Quindi lo scopo del warm up è la specificità del warm up e delle traiettorie del warm up è proprio creare quell'adattamento percettivo motorio necessario al ricevitore per essere a tempo con lo sviluppo della battuta. E questo è anche un discorso generale di sviluppo, no? Nel tempo la battuta si sviluppa bene. Certo. Basically what he said during the warm up, even if you start with a warm up type of exercises, you probably have noticed that when you serve, the ability to be effective in the service is quite quick compared to the ability to be effective when you pass. So you need to develop to give the right time for the passer to conquer or to feel comfortable in passing according to the trajectory you expected them to create. Makes sense. Tell me if you are unclear on something, please, so I will have I will be able to elaborate a little bit more. Quindi fin dal primo lavoro che facciamo dopo l'attivazione fisica, noi puntiamo a rendere specifico il sistema, cioè rendere specifiche le traiettorie da affrontare. Quindi le traiettorie da affrontare saranno sempre traiettorie che arrivano dal campo avversario più o meno paraboliche, da tesa a, diciamo, con una piccola parabola o con varie direzioni. So the work they are doing is like focusing and discussing even with players about the importance to even recognize the different trajectories that they may come through a service. Is it low, is it high, or learn how to read these type of trajectories as well? Tutte le squadre del mondo durante un warm-up pre-partita usano un sistema di riscaldamento a coppie che comincia con degli esercizi in cui due giocatori si lanciano la palla, colpi sulla palla, tutto un sistema necessario a scaldare soprattutto l'articolazione della spalla. In general, as you know, the warm up starts with bouncing the balls or doing some throwing balls just to warm up shoulders as an initial part of the warm up procedure. Se io inizio un allenamento sulla ricezione, questo avviene sempre con la rete nel mezzo. Quindi lancio e ricezione. Non avviene nello stesso campo, ma sempre con il rispetto della specificità di traiettoria che il ricevitore deve poi affrontare per il resto, per la parte centrale dell'allenamento. So even translating the concept of warming up from what I just said into a warm up, a specific warm up for serve reception, Marco said you need always to have the net in between, because that helps the player to recognize or to get familiar with the trajectories or to refresh the trajectories, so to be prepared to absorb that, the feedback about trajectory. Se il nostro allenamento va incontro a una proposta specifica riferita all'allenamento dei ricevitori, noi usiamo molto spesso questo tipo di inizio, di approccio, che a volte può essere collegato semplicemente a un completamento dell'azione di gioco con due soli giocatori in campo. Quindi ricezione, un giocatore anticipa il movimento e esegue un alzato. Dopodiché il ricevitore resta, chi è alzato viene sostituito da un altro ricevitore e così via,
possiamo farlo su tutti e due i lati. Quindi il primo elemento che mettiamo in gioco durante un esercizio, durante un lavoro di ricezione, è creare subito l'elemento specificità. So what they try to create in a servicing situation type of training is to include from the very beginning the element of specificity, okay, is to be precise. For example, Marco said something that is simple but brings all the components related to the trajectory is to have two players there, to have somebody that is serving over there, and look for a specific trajectory that you want to implement in the training. Questo esercizio così semplice, banale, ci dà modo di cominciare a andare input su input verso un ulteriore grado di specificità riferito alla comprensione da parte del ricevitore delle caratteristiche della traiettoria che arriva. Mm-hmm. Primo elemento che andiamo a vedere è che questa traiettoria non sia di questo tipo, questa no, ma che sia di questo tipo. So basically all those elements with a simple drill, having two people coming in and passing right or left, basically here, if it is the person passing, digs the ball over here, this person penetrates and makes set, okay? The simple drill that we have done many times. But that helps to create the basis to go to something that is more elaborated. For example, here we are talking about distinguishing different types of trajectory. If it's too high, like a lob here, which should be avoided, but here is something that will help to be to train more certain passes if these elements here are elaborated. Poi un elemento successivo di specificità è l'introduzione dei movimenti di adattamento alla traiettoria della palla, quindi chi lancia sposta la palla in differenti punti del campo e impone a questo ricevitore gli spostamenti specifici necessari per adeguare la posizione alla traiettoria. So basically it's important also the server to give a little bit of variety in order to, for this pass here, to use movement, lateral movement or front and back movement, so he's kind of developing all the necessary movements for an effective passing. Quindi, per arrivare all'ultimo step fondamentale del sistema di preparazione dei ricevitori, che è cambiare, variare la velocità della palla. So this is just to prepare for server-receive type of drill. And another component would be for this person here to change the speed of the ball, not just the trajectory, but then an additional component is the speed of the ball itself. Quindi il warm-up che prepara un allenamento di ricezione si basa su tre elementi: specifiche traiettorie della palla rispetto alle caratteristiche del servizio del nostro livello di competizione, gli spostamenti specifici per adeguare la posizione del ricevitore al passaggio della palla e l'adeguamento alla variazione della velocità della palla, quindi chi lancia cambia la velocità della palla, a volte più veloce, a volte un po' meno veloce, in modo tale che il ricevitore prepara anche quella dinamica di adattamento. So this one is, Marco said, it could be pretty much a warm-up type of exercise. So there are three fundamental elements. One is the trajectory, la traiettoria. Yes, la specifica, la specificità della traiettoria. So questa per i livelli di competizione diciamo più elevata, questa non esiste nessuno che batte con una traiettoria così alta. So, so the trajectory, everything he said, has to be related to the level of volleyball that we have, the people that we are coaching. Per esempio, faccio un esempio, nel mio livello di competizione, nel nostro livello di competizione, molto spesso io devo mettere un sparring sopra un pinto, okay, sopra un piano rialzato, perché? Perché nel nostro livello di competizione la battuta
questa traiettoria. Quindi è una battuta che non ha assolutamente parabola. Parte da una posizione, da un punto più alto della rete e va solo a scendere. Quindi io per ottenere questa specificità qui devo mettere uno sparring su un plinto e creare poi queste traiettorie specifiche. So basically back to the first point, the first element is about the trajectory. For example, at Marco level, Marco coaches the junior national teams in Italy, they don't have obviously this type of trajectory to make a training situation. We will have somebody on a table, something, let's say table here, to create trajectories that are fairly straight here, okay? Make sense? Mm-hmm. Okay. Also to replicate jump serve, jump float. Okay. Okay. Perché nella pallavolo femminile lo spin jump non è la battuta più utilizzata, anzi è poco utilizzata anche ad alto livello, perché sono poche le giocatrici che hanno una spalla così forte da imprimere grande potenza al colpo a grande distanza, di conseguenza è poco utilizzata lo spin. Yeah. E quindi sullo spin si fa uno studio particolare. Quando affrontiamo una squadra che ha uno o due battitori spin, ci occupiamo di quell'uno o due battitori spin, ma tutto il sistema di allenamento è molto molto orientato a creare la competenza sul jump float. So jump float, as you can imagine, high level, just talking about high level, will be from top of the net down here. In fact, it designed this type of trajectory here. This one probably is more appropriate. Yes, for us. Questa è la più diffusa delle traiettorie, diciamo sul medio livello. Questa è una traiettoria che si ritrova nella pallavolo, diciamo, giovanile di alta prospettiva, di alta qualificazione. Marco said basically that you can establish that this one, this trajectory here, is the most frequent, let's say middle level junior volleyball. This one is a high level junior volleyball, where the speed is the speed and the, you know, the trajectory are much different, okay? And more difficult to pass, clearly. No, più rende difficoltoso non tanto l'impatto con la palla, quanto gli adattamenti alla palla, alle direzioni di battuta. This type of trajectory makes difference, has an impact on the ability of this person to create the adaptation to that particular trajectory. So it's here is where you need to work. And that is the second aspect, abbiamo detto, trajectory, adaptation to the ball approaching. And the third element is for this person to include variety in terms of speed and trajectory of the service. Okay? So three big elements for warm up. Quando abbiamo preparato le ragazze a questo tipo di approccio, okay, da quel momento in poi l'unico esercizio che io conosco in 39 anni di carriera e in 31 anni di squadre nazionali e di alto livello è che qualcuno batta e qualcuno riceva, non esistono varietà, c'è un solo esercizio che crea evoluzione nel sistema, battuta contro ricezione. Marco said, once this is really understood and is communicated to players, okay, so they understand what the three principles are. Marco said, in 39 years of my career, in 31 of with national teams, the only thing that really helps players to go to the next level is serve and receive. Again, serve against receive. Serve against in receive. In contrapposizione, nel senso in che si sfidino, okay, challenging each other, okay, to create challenging systems in the serve and receive. Questo lo sottolineo perché in Italia, nei contesti di più basso livello, si è abituati a pensare che per creare un
buon allenamento di ricezione bisogna sia necessario fare tante cose sul bagger, sul comportamento delle spalle, sul comportamento dei punti di che ne so, del movimento dei piedi. C'è stato un sistema per anni che ha abituato il medio e basso livello a lavorare su delle cose che non sono specifiche della ricezione, quindi non tengono conto i primi tre aspetti che abbiamo detto. Quindi lo sottolineo perché i primi tre aspetti che abbiamo detto a sistema, poi da quel momento in poi l'esercizio non può essere altro che specifico, perché l'adattamento alla situazione richiede specificità. Marco said that for a long time in Italy there was a lot of focus on shoulders movement, arms movement, the platform, and so on and so forth. Più recentemente, no? Cioè questo consolidamento di approccio alla... Sì, no, non tanto recentemente, nel senso che recentemente lo stiamo diffondendo nel sistema di formazione degli allenatori, però l'alto livello e la proiezione dell'alto livello ha comunque questo da tanti anni. Cioè io faccio la direzione tecnica dal 2006 e comunque era già questo il metodo di approccio, e faccio le squadre nazionali dal 92 e comunque era questo il metodo di approccio. But he said that he finds more probably beneficial to have situations where you try to recreate a serve-receive system that replicates a game situation in some aspects. So, quando vediamo un allenatore, una squadra di alto livello, che fa degli esercizi particolari, la prima cosa che dobbiamo fare è chiederci sempre per quale motivo fa quell'esercizio. When we see a coach doing a drill, first question we need to ask is why is he or is she doing that particular drill? E allora faccio un esempio. Quando queste traiettorie particolari creano un problema di adattamento, ad esempio delle spalle del piano di rimbalzo, ok? E vediamo un giocatore che su una palla laterale alta fa questo, è chiaro che io devo intervenire e fare la correzione del movimento. For example, in this type of scenario here, when we have a trajectory where the passer goes like that, for example, for a ball coming here, do we need to intervene and make the adjustment and make the correction? Eh? With the shoulders that need to be. Ma è una cosa specifica che va fatta col giocatore che commette l'errore e in una situazione al di fuori del sistema di allenamento, quindi fuori quel giocatore. Perché? Perché quel giocatore commette quell'errore, quel determinato errore, perché non ha una percezione corretta del suo adattamento a una traiettoria particolare della palla. Quindi non può essere un qualcosa che viene utilizzato come principio didattico con tutta la squadra, ma deve essere un dettaglio che viene rimarcato solo a quel giocatore che manifesta questo tipo di problematica. So the methodology that Marco recommends would be, if you have somebody doing this type of error, have a chat or try to address that with that particular player and without involving all the team, unless something is like a spread for everyone. But otherwise, he would recommend to put this aside and have a separated conversation with that particular person, and not to include the entire team, because that should be something separated from the training itself. Perché nella, diciamo, nei contesti di medio e basso livello in Italia, io non conosco la situazione in Irlanda, però nel contesto di medio e basso livello in Italia molti allenatori commettono questo errore di confondere la strategia correttiva e la fanno diventare strategia didattica. La correzione dell'errore non è la stessa cosa che l'insegnamento e l'allenamento di un sistema. Quindi la strategia correttiva è un dettaglio che ovviamente bisogna adottare nel momento in cui c'è il problema. L'allenamento e l'insegnamento del movimento corretto invece è una strada che non deve mai allontanarsi troppo dal concetto di specificità. He said,
basically, you as a coach, we need to set in Italy, that's a medium low level, that's the way it works everywhere. They put together a correction of error in a training, general training system. And that is incorrect. Because you need to separate what is an individual correction compared to the overall needs of a training idea that you want to implement at a team level, okay? I don't know if that makes sense. Yeah. It's a bit complex, in my view, as a concept. But perché questo errore fa perdere molto tempo. Because this element of using one particular error and to make it is in the training context takes a lot of time away from what you want to achieve with this general system. Can I ask one last question? Does that mean would you recommend individual programs? Let's say if we identify the player with not bending the knees when they're in passing the ball with a straight leg, right? One person, okay? Would you recommend a right individual program or training for that person? Is that what normally you do? Recommenderesti il training individuale per qualcuno che presenta questa tipologia di assolutamente. Sì. È l'unica strada, l'unica possibilità. So it's the only way. Faccio un esempio proprio sull'esempio che ho fatto io, no? Faccio proprio un esempio pratico, devo togliere una. An example is gonna show. It's gonna make an example. Per insegnare i movimenti di adattamento delle spalle ai passaggi laterali della palla. So to teach lateral shoulder movement. Ok. E noi mettiamo il giocatore alle spalle, con la parete alle spalle che impedisce di andare dietro, e poi tiriamo dei servizi tesi, veloci, da una certa distanza, ok? E cerchiamo di impegnarlo su questi adattamenti. Mm-hmm. Ok? Vai. Ok. For example, in order to support the players to move shoulders or to get more familiar with the shoulder movement, they adopt this strategy. Put a player back to the wall like that, shoulders are back, so they serve very deep in a way that the player is obliged to. Quando noi facciamo questo esercizio, lo facciamo solo con chi c'è bisogno di fare questa correzione. Non è un esercizio che usiamo con tutti i giocatori, perché in questo modo insegniamo la ricezione del servizio. It's not something that they do with everybody. They do on ad hoc basis, okay? E molto spesso quegli allenatori meno esperti che vengono a vedere i nostri allenamenti nelle squadre nazionali assumono questi esercizi qua come se fossero didattica, e quindi tornano nei loro club e li utilizzano per insegnare, e quindi lo fanno fare a tutti i giocatori. Often when the coaches go to see Club Italia training sessions, they see this type of drills, as instead of applying these drills on an individual basis, they apply the same drill for everyone. But this methodology is not correct. E qui, the reasons I said before. E qui creano nella squadra un problema grosso. Il nostro giocatore che fa questo esercizio sa perfettamente per quale motivo lo fa e che cosa sta correggendo, qual è il suo focus. Mentre invece quelle ragazze di quella squadra che utilizzano questo sistema dicono: ma perché io faccio questo lavoro qui che non esiste nel sistema di gioco, nel gioco della pallavolo? E quindi si viene a creare questo meccanismo di dubbio che rallenta moltissimo i processi di apprendimento. So, in order to maximize the learning processes in a team environment, Marco said it's important that you do specifically with the people that need this particular exercise, and the reason is because otherwise if you generalize this type of correction for everyone that may not necessarily need, you create maybe a lack of confidence in some players and thinking, well, I know how to do this, why I have to do it again? So you're taking valuable time from
a training system by implementing something that is not necessarily required for everyone. Sorry, I have a quick question. Do you coach players to take the ball on either left or right, or is there one side? No, two sides. Two sides. Always okay. Two sides. Due su tutti i lati, perché gli adattamenti possono essere specifici di una posizione, gli adattamenti del piano di rimbalzo, e allora io posso dire sul lato sinistro orientiamo il piano di rimbalzo laterale e sul lato destro andiamo con il movimento, e quindi non è richiesto l'adattamento delle spalle. Però poi questo ricevitore, ci saranno almeno due rotazioni in cui riceve da questo lato e quindi dovrà fare il contrario. Quindi è vero che io potrei specializzare il comportamento in una posizione di gioco, ma il sistema del gioco della pallavolo determina che ci sono anche altre posizioni in cui a volte la prospettiva e l'adattamento del movimento è diverso, completamente diverso. E quindi chiaramente io non devo assolutamente creare degli adattamenti che siano monolaterali. So, if I say adaptation, I hope everybody understands what Marco is trying to say. Basically, moving, or okay, adapting ourselves to the type of trajectory that we need to face. Okay, that's the idea. So, back to your question, he said, yeah, in theory, I could do it if I had only a passer that is, for example, positioned here. But in the general system of volleyball, you may have a situation where maybe here learns how to move to the left-hand side, or in here with a step forward, but then this person on the rotation system might be here, and here other adaptations might be required. So, yeah, you need to teach basically. Right. Yeah. Allora, se tu guardi le mie squadre, almeno le ultime due squadre che ho avuto, noi abbiamo questo adattamento qui. Qui abbiamo a sinistra il bagger laterale sulla palla profonda, sulla traiettoria che scende qua. A destra non uso il bagger laterale perché è competenza di questo giocatore, e invece la competenza di questo giocatore è questa. Quindi io dico sul lato sinistro questo e sul lato destro o questo o questo. I don't know if it makes sense in terms of concept, but back to your question. Try a new system. Is the Marco system in the last for the last couple of national teams that he was coaching? He developed his adaptation that is going to discuss in a second. Here, because the outside hitter that is passing here on the left, on his left, on this type of service, go like that. Okay. And is also competent for these balls here. For this passer here, liberal or the no, outside. Other outside. Yeah. He's gonna catch these balls here, again left, and this one, this area in particular, and then also here, but doesn't matter. So this is my sense. Solution. This is Marco's system, game system. Okay. If this is a solution for rotation 4, maybe, but in rotation 2, the position is come si dice, invertite. Cioè, qui ci sarà questo giocatore sarà qui e questo giocatore sarà qui. Quindi è chiaro che devono avere la competenza, comunque una competenza completa. So, because in the rotation system. Le due rotazioni, 2 e 4, sono due rotazioni sempre dove non c'è il libero, e però sono invertite le posizioni dei due schiacciatori. Quindi è ovvio che la posizione non può essere costruita su un movimento
troppo, in questo caso noi parliamo di iper specializzazione. He said that back to serve receive system and rotation system, you know, as you know, there is a point in the rotation system where the two outside hitters are inverted. So he said we want to avoid to hyper specialize somebody on a specific thing, because then in the game situation requires other competencies as well, other adaptations. Questo che ha chiesto la collega è una cosa molto importante, che crea grossi problemi, per esempio, anche nella difesa. In questi due giorni parleremo anche di difesa. E in Italia abbiamo dei grossi problemi sul medio e basso livello e nel giovanile, anche con la difesa. Perché? Quello che fanno di sbagliato gli allenatori è creano una iperspecializzazione nelle posizioni di difesa. Quindi ci sono dei giocatori molto giovani che difendono sempre solo ed esclusivamente in zona 5, come altri giocatori che difendono solo ed esclusivamente in zona 1. Your question was a good point for Marco to talk also about the defense system. In Italy, medium and low level, again, the coaches are making the error of having hyper-specialized defenders. For example, somebody that defends only in position 5 or only in position 1. But again, it's an incorrect methodology, according to Marco. Perché è sbagliato? Perché? Perché questi giocatori qui impareranno, acquisiranno dei meccanismi di reazione istintiva che sono sempre esclusivamente su un lato, e se io per motivi tattici, quando arrivano in under 21, comunque in una pallavolo di livello un pochettino più alto, devo prendere questo giocatore e vedo che è meglio che difenda in zona 6, e in questa posizione del campo non sanno più difendere, non sanno reagire la palla, o reagiscono da un lato solo, ma in zona 6 bisogna saper reagire da tutti e due i lati, e quindi questo crea un limite. By having this system, you create an instinct ability to react to a certain type of balls, certain types of ball coming from a certain type of certain area of the opposite area, of the opposite court. And Marco said, when they reach a certain level, and then I needed to readjust positions on court, and then may ask position 5 to defend in 6, or position 1 to defend in 6, or whatever it might be, they find difficult because they hyper focus, hyper specialize on that position only. E questo è un grave errore. So it is a big error that we need to avoid. Ci fa pensare che sia una strada più giusta per il giocatore all'inizio, ma nel giro di magari 1-2 anni diventa un limite, e quel giocatore lì potrebbe essere che questo limite non riesce più a superarlo perché ha strutturato delle reazioni motorie, diciamo, non sufficienti, non adeguate. Yeah. This is a risk that we have to avoid as a coaches, because this could be a limit that because of us the players may develop over time. So we need to be able to modulate this in the right way and give the right abilities to adjust to different scenarios. Quindi, tornando al nostro esempio, l'errore dove non bisogna cadere da un punto di vista, diciamo, di organizzazione e controllo dell'allenamento è proprio quello di creare una didattica, quindi un insegnamento, che è un allenamento, quindi un esercizio di allenamento basato su esercizi che sono troppo lontani da quei meccanismi percettivo-motori che sono specifici della competenza che vogliamo creare, che vogliamo sviluppare. Marco said we need to be careful how we modulate all these, let's say, the training system itself, not to take it too far away from real game situations in a certain way, okay? Not to, yeah, to bring components of a game situation into the training session on a regular basis. Try to translate a little bit. Mi sembra che c'era un'altra domanda. Is there any other question? Un'altra persona? No, perfect. Okay.
Allora, perché fatto salvo quello che abbiamo detto, l'allenamento della ricezione ha una caratteristica molto particolare rispetto a tutto il resto della pallavolo. So the passing training focusing on passing is very specific compared to other aspects of the volleyball training. In realtà sono due gli aspetti molto particolari. Allora, il primo aspetto è l'unica competenza che noi possiamo sviluppare attraverso un'esercitazione, per quanto specifica, decontestualizzata dal 6 contro 6, quindi dai meccanismi, diciamo, che noi chiamiamo dal metodo globale, cioè il metodo che implica tutta la squadra in campo. L'apprendimento tecnico della ricezione. Anche lo sviluppo della performance di ricezione. Cioè l'allenamento della ricezione è l'unica competenza di tutta la pallavolo che può essere, diciamo così, sviluppata in un sistema che non implica il 6 contro 6, il gioco completo della pallavolo. So is the basically Marco said one of the components, basic components of a passing is that is a type of fundamental that can be decontextualized compared to the entire 6v6 or global type of exercises. E il secondo dettaglio è che è l'unico fondamentale di tutta la pallavolo il cui processo evolutivo è statisticamente correlato al volume di ripetizione che il sistema di allenamento dedica alla competenza specifica. So basically the day is clearly visible also based on statistics to see that the improvement of abilities to pass correctly or the quality of the passing is strictly correlated to the volumes of trainings that you do and you focus on passing, basically. The more you do, the better you become. Simplifying. Quindi il mio sistema di allenamento non può mai prescindere da questi due elementi. So it's a training system. Must necessarily have these two components. E gli allenatori che vengono a lavorare nel mio sistema di allenamento avranno sicuramente una totale approvazione da parte mia solo nel momento in cui questi elementi sono assolutamente automatizzati dentro la loro testa e è automatico che loro li mettano nella programmazione del lavoro. So basically all the coaches that work with Marco is a fundamental requirement that they understand the principles and they put these two principles in the training planning system that they develop over the weeks, days, weeks and months. Okay, so it's absolutely paramount. Detto questo, adesso io vorrei, diciamo, creare degli scenari, descrivere degli scenari dentro i quali si va a fare dei meccanismi di aggiustamento e di correzione sulla base degli errori più comuni, cioè delle difficoltà che più comunemente incontrano le ragazze nello sviluppo, diciamo, della competenza di ricezione. Now, based on what we just described, he wants to go through some common mistakes that people, that you, us, can see as a coaches during training environment, training situations. E da questo punto di vista noi possiamo trovarci di fronte a due categorie di errori. Ci sono gli errori di movimento, quindi il movimento è scorretto, e gli errori percettivo-motori che sono determinati da un ritardo percettivo rispetto alla traiettoria della palla. Quindi due tipologie di errori. Tutti gli errori che io ho conosciuto nella mia carriera e che continuo a conoscere sono riconducibili a queste due problematiche. O devo correggere il movimento del giocatore perché è sbagliato il movimento, quindi c'è qualcosa di sbagliato nel suo movimento, oppure devo risintonizzare il movimento del giocatore perché sbaglia perché non è a tempo. Ok, sbaglio perché è in ritardo dal punto di vista percettivo, quindi no. Devo rifocalizzare la percezione del giocatore. Due tipi di errori: lettura della traiettoria, della velocità della lettura, ma anche adattamento motorio, però sì. Tra in inganno, perché io vedo un movimento sbagliato comunque,
Ma in un caso è sbagliato il movimento, è sbagliata l'esecuzione, in un caso invece è sbagliato semplicemente perché ha percepito tardi la palla e quindi il suo adattamento diventa non corretto. Insomma. Capito? Sono due cose diverse, però alla fine l'occhio dell'allenatore vede la stessa cosa. Però i motivi della motivi da correggere possono essere due diversi tra loro. So basically in the passing errors Marco identify two macro categories. One is related to the incorrect movement that a passer made. So movement, incorrect movement. The second one, the second macro category is the incorrect perception or incorrect reading of the ball coming towards, going towards the passer. Okay, so there are two different type of errors, and us as a coaches we need to be able to identify them so we can correct. Hi, I wanted to ask you if that perception is a, let's say, personal characteristic, or if it is an error. And if so, how to measure and improve it? So the first part of the question is a perception. I understand that the technique can be improved, but the perception of the ball coming, is it a personal characteristic, or is it something that can be measured and improved? Lui dice, se la qualità della di lettura sulla parola, come la si può, se una caratteristica individuale o qualcosa che si può migliorare col tempo con esercizi specifici. Si può migliorare, ma anche una personalizzazione, questo elemento, che potrebbe essere il limite alla carriera, allo sviluppo della competenza del giocatore. Quindi, però io devo intraprendere la correzione iniziale quando è una bambina nel modo giusto, perché devo capire bene questa caratteristica, cioè se è in parte è sviluppabile, in parte sarà una caratteristica personale di quel giocatore. Che ne so, faccio degli esempi, ci sono giocatori che hanno una zona del campo visivo che non funziona o che funziona veramente poco, è una questione coordinativa, semplicemente questo. Oppure altri giocatori che diciamo che da un punto di vista percettivo tendono a sono soggetti a distrazione, sono soggetti a defocalizzazione continua, e quello è un limite. Cioè noi ci dobbiamo provare, perché magari risolviamo il problema, non lo sappiamo all'inizio se il problema è risolvibile o non è risolvibile. Di sicuro in un po' è risolvibile, una parte importante è risolvibile, però non so dire quanto sarà risolvibile. He said it's a combination of both, basically individual characteristics and something that you can do as a coach to try to improve. But Marco said you don't know from the very beginning what is kind of related to that particular person or something that it can be addressed. But another couple of points are, some players may have some problems in, for example, visualizing the visual field, for example, and that is something that you cannot address. Or some others may have maybe are distracted too frequently, and that is something that you can try to teach, but there will be a limitation based on the specific abilities of that player. So it's a combo, but you need to work and try to see what you can achieve. Torniamo alle nostre due caratteristiche degli errori. So back to our two characteristics. Faccio degli esempi pratici, ok? Practical examples, yeah. Le nostre giocatrici inesperte, quindi all'inizio del loro percorso, molto spesso hanno una caratteristica molto ricorrente nel movimento, che poi dopo io lo faccio vedere. Basically, let's say the players that are not particularly expert, they have this type of problems, the difficulty. Quindi partenza e ricezione, la postura di partenza e ricezione, position. La palla che passa su un lato, abbiamo una reazione motoria di questo tipo, quindi corretta, o di questo tipo, quindi corretta.
la stessa giocatrice, la palla che passa da quest'altro lato, ha una reazione motoria istintiva di questo tipo o di questo tipo, quindi non corretta. Okay. Questo meccanismo non ha a che fare con il fattore percettivo, è una necessità di una correzione del movimento. So basically, typical error that you can spot, for example, ball coming to your right. So questo penso che l'abbiano capito perché lo... Sì, you understood what he's trying to say. So basically, on your right, your execution is correct technically, and it showed two things, one or two. On the left, the same player may have some difficulties, which is try to reach the ball this way or an incorrect way. Questo è perché il nostro sistema motorio è fatto così, cioè un piede si muove, si adatta alla situazione e uno tiene il nostro peso corporeo. But this, okay, an important element, this is the instinct reaction to the ball. Okay, so in a very short period of time, this is what he may say. But this is because we are la pallavolo that way. E lo sport, okay, non sono fatti così. La pallavolo comporta, tutti gli sport comportano una, diciamo così, una diversa, un diverso modo di gestire lato destro e sinistro, soprattutto gli sport di, come noi li chiamiamo sport di situazione. Mm-hmm. Perché sono sport dove il movimento è sempre in una condizione di adattamento. Mm-hmm. Sì, he said, but because of volleyball, pallavolo is the Italian word for volleyball, requires constant adaptation. This is defined, volleyball is defined as a situational sport, because you need to develop the ability to adapt to different changing scenarios and situations that happen during a game. Okay. E quindi io dovrò costruire nella sensibilità motoria di questa ragazza, di queste giocatrici, dovrò costruire questo schema motorio. So basically I need to help to develop this motor movement, motor mental scheme in the head of the player, okay? Because that is not coming as a natural as it comes on the right hand side. Makes sense. E sarò consapevole che questo schema non sarà funzionale in modo perfetto come sul lato destro. Sarà un pochettino, renderà per sempre comunque un pochettino più meno efficace. Però dovrà esserci lo stesso schema, perché quel piede che si apre è quello che sostiene il peso del corpo e quindi impedisce al giocatore di sentirsi in condizione di disequilibrio. Mm-hmm. So basically, I know for a fact that, you know, making this change, because it doesn't come as a natural as would be on the right hand side, it wouldn't be as perfect as the left side versus the right side. However, the motor progression, the motor abilities, has to be implemented that way as well, because I have to help the player to find a balance when he performs lateral passing on the left hand side. Ti metti in equilibrio su un piede? Adesso io cerco di darti di squilibrarti, eh? Recupera l'equilibrio, no? Recupera l'equilibrio, cerca di non mettere giù il piede subito. Noi, quando ci sentiamo in condizioni di non equilibrio, when we are not in a balance, usiamo le braccia per recuperare l'equilibrio, il busto, le braccia per recuperare l'equilibrio. Se io sono in condizione di non equilibrio, le braccia non le posso utilizzare perché devono controllare la palla. Se controllano la palla, perdo completamente l'equilibrio. E questa sensazione non dà sicurezza all'atleta, soprattutto l'atleta inesperto, che non sa cadere, tra l'altro, quindi cade e impatta il pavimento duro. So basically, yeah, the medium low level, this is what happens all the time. When they use arms, they feel insecure because they are losing basically balance on court. Okay? Quindi io devo assolutamente dare al giocatore un piede d'appoggio, un punto di appoggio che sostenga e controlli il disequilibrio. So how do I address this requirement? By helping the player to use the external leg to hold the body weight and
stay, you know, in a good balance somehow. So the focus will be on passing. Allora, se io sono il ricevitore di zona 5, sono mette passing, ok? Position 5. E l'avversario mi fa una battuta corta davanti, sempre con quel problema lì, io vado sempre in affondo col destro. Ma dov'è il mio bersaglio? Dove devo mandare la palla? Lì. E quindi questo è una condizione di disequilibrio. E se io ho quella reazione motoria giusta col piede sinistro, io ho una condizione migliore per la precisione. Very important. Quindi la correzione va fatta a 14 anni, quando la differenza non esiste, ma l'effetto positivo della condizione sarà a 18 anni, quando, se non lo sai fare, ti mettono in panchina. So basically it's very important that we teach the right things. For example, outside hitter here in position 4, in 5, let's say, at this point the ball is coming here to him or to her, and then obviously the ball has to go to the setter here. Sorry, the other way around, apologies. Let's say it is the net, forget about this. Sì, no, esatto, obviously. There are due campi, lo stesso senso. So the difference is the ball is coming to five, and sometimes you go with your right in front, but you know the setter is positioned there, so your objective is to have a ball going there. That is one option, not the ideal. The best option would be left in front, because you will have a much better stability with your left in front rather than your right, because you are created an unbalanced situation. Now, when you are 14 years old, maybe it's not a big deal, but when you are 18, you will be probably sitting on the bench, because your abilities to pass will be precarious. Allora, se io devo... Ah, scusi, prima la domanda. Non so se è tanto intelligente, però... No, mi spiego, intanto fallo. Se è più facile e siamo più stabili sulla destra, come mai abbiamo spesso competenza a sinistra per la ricezione? Cioè, così, non so. Vabbè, sì che la palla deve andare verso. Ma allora, l'abilità motoria è una qualcosa, diciamo, che fa parte, diciamo, del sistema motorio individuale, quindi una caratteristica della persona. Le competenze sono competenze di gioco, competenze di situazione. Quindi se parliamo di competenze di gioco, le competenze di gioco le impone il gioco della pallavolo, cioè non è che io posso avere le competenze limitate perché da un lato sto meglio e dall'altro. Quindi di conseguenza, se la competenza deve essere estesa su tutti i due lati del corpo, io devo creare i presupposti del movimento che mi permettano di fare questo. Sì, magari vogliono sapere anche loro. Però questo è il concetto delle competenze e delle priorità. No, del concetto che stiamo assolutamente affrontando, perché le caratteristiche del movimento sono una cosa personale. Le competenze di gioco sono una cosa indotta dal sistema tattico, perché se il mio avversario capisce che su un lato non sono competente, mi tirerà la palla nel lato dove non sono competente. È la cosa più banale di questo mondo. So basically, just to simplify, we're talking about individual competencies. So it's important that you develop competencies on both sides of your body, talking about the passing system only. And because the opponent understands that you are weak, for example, passing from your left hand side, clearly the service will go there, and then it will be, you know, easier for the opponent to make a point. La competizione per vincere è democratica. Mette tutti sullo stesso piano. Se io ho un punto debole, l'avversario lo vede e lo utilizza per vincere. Se l'avversario ha un punto debole, io lo vedo e lo utilizzo per vincere. So the competition is very democratic in the way that if the opponent identifies a weakness on my side, obviously they're gonna target there, and vice versa. If I know they are not so strong by doing certain things or in a certain area of the court, I should actually target that.
Just going on the difference of outside and inside leg, has Marco come across this active and passive passing? Like, I prefer this outside leg for passive passing, but I'm curious if he's heard of this active where they say you should have your inside leg forward. In which scenario? So, I've heard of the development with the Austrian national team where they'll take medium speed float serves with their inside leg forward because they want to actively lift the ball with their arms instead of being passive with a quicker ball with the outside leg forward. Okay, praticamente sta dicendo che nel sistema austriaco, per le palle corte, stanno implementando soprattutto la sinistra qua che la tira su perché la ritengono più agevole per l'outside, per diciamo il ricevitore, e lasciare quella tecnica con la destra in avanti per le palle un po' più profonde. Ho assoluto rispetto per il sistema austriaco, però ho assoluto rispetto per il sistema austriaco, però io guardo il sistema cinese, il sistema brasiliano, il nostro sistema, quello degli Stati Uniti, quello della Russia. Perché questo? Perché non perché sono le squadre più forti del mondo, ma perché sono quelle nazionali che hanno delle giocatrici che arrivano nelle squadre seniores di primo livello mondiale molto giovani. Marco said, I have a total respect for the Austrian system, but it doesn't take into account that one. He looks at other national teams, China, Russia, United States, and Brazil, for a very simple reason, because they have very young players that reach the top level at a young very age. Young receiver, very young passers. Our Pietrini. In Federozeva in Russian, come si chiama? Anna Cristina in Brazil, in China team, always in 21, 22 years, go to the senior team. Questo, this is an important details for understand the good work, and I see this method. So I think it's clear for everybody. So those are the point of references. These guys, you know, when you are a top five, top six, this, you go there to identify which methodology is the most successful. E in queste nazioni, quello che ho visto è che non viene fatta una specializzazione sulla competenza, ma viene fatta una specializzazione, una diciamo una capacità di adattamento molto più aperta dal punto di vista motorio, non chiusa e stereotipata, ma molto molto più aperta. So what it identifies is the approach they have in these national teams is that they don't go too much into specializing that person, but the passers are much more a wider competence. So it's more, it's avoiding specialization back to. Probabilmente torniamo a quel discorso là. Certo. Tutto si riconduce a quello. Quelli tre punti e quattro punti che ho detto all'inizio sono i punti di arrivo di tutto quello che dirò da adesso fino alla fine. So basically we are continuing the concept that we discussed at the very beginning in terms of general principles. So avoiding too much focalization and give players the ability to adapt in different circumstances, in different scenarios in a game environment. Torniamo al nostro errore. Back to our mistakes. Io devo correggere questo adattamento. Ho bisogno di un esercizio che crea molta ripetitività, quindi molta ripetizione. Frequenza di ripetizione, quindi la ripetizione tra una ripetizione e l'altra non deve passare troppo tempo perché il sistema correttivo sfrutta la memoria sensoriale e quindi è una memoria molto corta, diciamo che il nostro sistema fisiologico neuromuscolare possiede, e deve essere ovviamente determinare una reazione motoria assolutamente specifica, quindi deve essere una reazione, non deve essere una cosa che preparo prima. Sì, ok.
scusa, la parte iniziale, ma tante ripetizioni. Ah, sì. So the two elements, a lot three of repetition. Elements. Yeah, three elements, a lot of repetitions, a lot of repetition, high frequency. High frequency, frequenza di ripetizione, quindi of repetition, per okay. sfruttare il meccanismo della memoria sensoriale. So to use basically our sensorial abilities to memorize, to record. Che non è una memoria mentale, è una memoria che noi abbiamo nel sistema motorio, cioè i nostri muscoli e le nostre articolazioni percepiscono, cioè sfruttano la memoria sensoriale, non il nostro so cervello. Our muscles they utilize the memory sensorial memory. Make sense in English? Sensorial memory? No? Mi sembra che sia muscle memory. Pardon? Muscle memory. Yeah. No, yeah. E il terzo elemento è che quel movimento che noi andiamo a fare sia una reazione e non un gesto preparato in anticipo. So the thing is the focus, cioè una cosa che diviene l'automatismo. No, che deve essere un movimento reattivo. Io la palla va lì, io vado lì col piede. Ok. So must be a reaction, a natural reazione naturale. Esatto, istintiva. Ah, sì, sì. Instinctive or natural reaction that you implement as a player. So you don't need to go through thinking, elaborating and so on. So you see the ball coming, split of a second, and you go like that. Huh? Make sense? The three components. Yeah, muscle memory. Quindi un esercizio molto semplice dal punto di vista motorio. So a drill that is very simple from a motor. Perché? Active. Perché per correggere, per apprendere questa reazione motoria, è necessario che siano dominanti i feedback positivi che percepisce la ragazza. So to teach this in a very effective way is important that we provide, you know, good feedback for correct executions by the player, okay? Ad esempio, se io propongo di fare 10 ripetizioni, è un esercizio che non prendo 3 o 4 giocatori, ma lo faccio con un solo giocatore, con solo quel giocatore lì. For example, if I decide to do 10 repetitions, I have to think about only to focus on one specific player, okay? Not necessarily with everyone. And costruisco, faccio sentire il movimento corretto. So I let her to experience the correct movement, correct technical movement. Creo una reazione a una palla usando lo schema motorio corretto. So I create a reaction using by the correct motor reaction, correct motor movement. E poi nello stesso esercizio genero due possibili scenari. Colpo può essere a destra, può essere a sinistra, per indurre il movimento in modo reattivo. Quindi non dico a lei dove tirerò la palla, deve reagire vedendo dove va la palla. Sempre tutto questo in sequenza. Un minuto e mezzo di lavoro. So, yeah, in let's say in 1.5 minutes, okay, you can do a lot of things in terms of indicating the correct motor sequence and implemented the motor sequence on both sides, okay? And so the girl, talking about female volleyball in particular, sì, they will record the correct motor movement and will develop a motor memory, sorry, muscle memory. Questo apprendimento, questa correzione del movimento, che non sarà definitiva, quindi bisogna lavorarci per tanti giorni, l'apprendimento di questo avviene per ripetizione, quindi deve ripetere lo schema perché mancano i meccanismi, diciamo, sensoriali che controllano il movimento, quindi vanno costruiti, ci vuole tempo e ci vuole una ripetizione sempre corretta. Because this person is probably missing sensorial abilities to that particular movement, Marco was outlining the fact that the
time component is absolutely fundamental. People learn this through time. It's not that in one session you learn how to do lateral passing, for example, or to do it correctly in the way it should be done. So you need to spend enough time with correct motor repetitions and provide a positive feedback to the person so she can build and record the correct execution. Pensiamo allo stesso errore, ma cambio lo scenario. Let's think about the same error, but we change the scenario now. Ok? Io sono in posizione, in postura per affrontare la ricezione del servizio. Ok? E non guardo, non sono attento alle prime fasi della traiettoria, perché non ho questa abitudine. Non mi è stata insegnata questa abitudine. Non ho attenzione a quello. E all'improvviso mi trovo una palla molto tesa e veloce alla mia destra e probabilmente adatto, la prima cosa istintivamente che mi viene da fare è adattare la posizione delle mani sia a destra che a sinistra. Quindi è lo stesso meccanismo, non ho il problema, non ho l'appoggio dei piedi e quindi non controllo il mio peso e il mio equilibrio e quindi l'adattamento alla palla è non preciso. Different scenario, different typical error scenario. I haven't learned how to read trajectory, or because nobody told me how to do it or what to look for. So if I'm that kind of player and I see a sharp trajectory coming towards me, the first instinctive action will be going like that. Okay, and that is another typical error that we see across the board. Di solito questo tipo di errore non ha da un lato sì e da un lato no, di solito può essere, si può verificare in tutte le possibili direzioni di movimento. Yeah, because this has an origin, a very specific origin, that is a lack of ability to read trajectory and so on. It's not specific, as a consequence, it's not impacting right more than left, it's across the board. In questo caso, l'elemento che determina l'errore è il ritardo percettivo. In this case, what determines the error is the delay in the perception. Cioè, vedo la palla troppo tardi. So I see the ball too late. I read the ball too late. In questo caso, le ragazze inesperte fanno una cosa molto semplice. Si privano degli appoggi e utilizzano non una coordinazione che relaziona la palla all'asse corporeo come dovrebbe essere, ma una relazione mani e palla, quindi dove va la palla vanno le mani. Ma questo è un grave errore a pallavolo, perché la cosa corretta è dove va la palla vado io con tutto il mio corpo. So generally speaking, typical error would be instead of moving your axe in front of the trajectory of the ball so you can keep a frontal approach to the ball, natural instinct will be you go with your hands like that because you haven't learned how to do the adaptation correctly. Questo è un errore che possiamo verificare se è questa condizione qui anche nelle situazioni di muro. Nelle situazioni di muro, quando il giocatore si percepisce in ritardo, la prima cosa che succede è non c'è più lo spostamento, ma ci sono le mani che vanno via insieme alla palla, vanno e seguono la palla. So basically an element, instead of a ball facing the ball with your body axe, the focus shifts from the axe to the hands, okay? So it goes away. And he said they were very similar to where also in the blocking situation. When, for example, the middle player is a little bit delay, or the outside is a bit of a delay, and is looking for ball like that because it hasn't moved fast enough to the ball. E invece anche lì l'atteggiamento corretto dovrebbe essere spostamento e poi salto, perché questa è la condizione efficace contro l'attacco avversario. Even in that situation, the ideal thing to do would be a lateral step, and then you go and you keep your axe in front of the ball. Allora, in questo caso noi dobbiamo predisporre l'esercizio che determina due condizioni molto precise. La prima condizione è rifocalizzare il colpo del battitore. Cioè, quindi trovare una strategia che impone al ricevitore di
guardare e vedere in modo corretto la battuta, il battitore che colpisce la palla. So we need to help the passer in two ways. At least point number one, helping the passer to readjust and to teach how to read the trajectory coming of the ball coming over. Okay, so these specific drills that we can do, allenamenti specifici che possiamo fare, esercizi specifici che si possono fare. Esatto. E però prima ancora devo fargli capire quanto è importante questo. Now, before we go into the drills, you have to tell the passer how important it is to develop this skill. E per fare questo io uso sempre una strategia molto precisa. So to do that, I do a very specific strategy myself. I have a very specific way to do it. È uno scherzo. It's a joke. Huh? Okay. Io mi metto qua. So, con una palla in mano. E metto qua la ragazza a cui voglio far capire l'importanza del vedere la palla all'inizio della sua traiettoria. So Marco, in order to teach how to see, watch the ball from the very beginning, from when the ball is actually being served, he goes into that position, him as a coach, and it is the player that is supposed to learn how to do, how to develop this skill. A questo giocatore chiedo, spostati sulla direzione dove arriva la palla. Spostati dal lato della palla. So, first request is move to the side of the ball that you're gonna see going. Okay? You're gonna see going. Poi, non esegue una battuta, ma esegue un normalissimo colpo. You don't need to go da for the service. Colpo no? Da coach. You go with a toss and hit the ball. So, simple, to simplify. Ma ha una caratteristica. È cortissimo, cade qui o qui, a seconda di dove decido di mandarlo. Sì, cioè io dico a lei che deve andare sulla direzione della palla, ma poi quando colpisco la palla la faccio molto corta, che cade sicuramente nel mio campo, non arriva neanche alla rete. Probably you, as I was expecting the ball to go over there, right? That was my thought. Instead, no, he tosses the ball simply with a short touch that lands a ball that lands here, or different areas, but very short. You can see here 3 meters line inside 1 meter. And Marco asks this girl, lei si muoverà comunque sul lato dove va la palla. Just to move to the side to where the ball has. Quindi questo basta per far capire a lei che se guarda la palla all'inizio lei avrà già un'indicazione molto precisa. La palla sarà da me alla mia sinistra o alla mia destra. Sono sufficienti 3 metri di traiettoria per capire a una persona attenta e focalizzata. Bastano 3 metri di traiettoria per capire se la palla è da me a destra o a sinistra. So basically what he's saying is, it's enough 3 meters of trajectory, 3 meters of cover here in space for this person to determine whether the ball is going, into which direction the ball is going to. Okay. It teaches them to read it as quick as possible, like yes. The moment the ball is... Yeah, lei ha detto, sì, noi cerchiamo di... insegnare loro al modo più di questo possibile, però il problema è come so how you teach that. So I think it is a very valid thing. Ma non è più presto possibile, perché è capire la traiettoria più presto possibile, perché poi il movimento è corto, non hanno movimenti giganteschi i ricevitori. Cioè se io devo compiere un movimento di 15-20 metri, allora mi devo muovere il più presto possibile e molto velocemente, ma il ricevitore al massimo si muove di 1,5 metri, 2 metri per adattarsi alla traiettoria. Quindi vuol dire che io devo muovermi non il più presto possibile, ma
il più preciso possibile. Quindi devo capire il prima possibile la traiettoria in modo tale che quella traiettoria la anticipo e la gestisco al meglio. Cioè il ricevitore attento arriva molto prima della palla, perché è attento, non perché si muove velocemente o si muove a caso, ok? È importante questo questione. This is very, very important. I think it's a lot of, it's very important for all of us. It's not about moving fast. It's about moving to the right direction. The best passers, they pass very well, not because they are super fast, they are also fast, obviously, but because they read the trajectory very, very early. They anticipate the ball. And this drill, actually, would make sense, is logically connected. Sì, quello è uno scherzo che mi serve per dire a quella ragazza, se guardi nel posto giusto, tu capisci subito la cosa, una delle cose più importanti della traiettoria di battuta. Non tutta la traiettoria, perché dopo c'è un altro aspetto importante, ma una delle cose più importanti. This will be the first element in the trajectory reading. And this sounds like a little game, a little joke, fun. But it gives a good indication to coaches whether or not that person in front of you is actually able to read the trajectory. But probably we can experiment the same thing with different people and you will see the difference. E questo non è uno scherzo, eh? Cioè non è un esercizio, è una cosa che si fa una volta e poi basta, fine. Quasi come un test. Sì, un test, sì, io lo chiamo scherzo. He called this a joke, but it sounds like almost a test that you can see, you can identify the difference between passers. Actually, io lo farò. I will do it. Okay. Ma dopo possiamo, lo possiamo fare anche no, lo possiamo, la, lei voleva fare una domanda. Another question on actually the passer. So the passer always go back to the base and then wait for the coach to throw the ball. Yeah. Right? Yeah. Okay. Dato che questa persona qua torna sempre qua e poi si muove secondo del tour. So it's not like we throw the ball like No. It's only one ball. Wait, only one ball, yeah. Yes. Okay. Lei pensa che io tirerò una palla lunga? E io le faccio uno scherzo, tirerò una palla corta. Ma lei comunque si muove dal lato giusto della palla, perché vuol dire che ha visto subito se la palla è a destra o a sinistra. So it's very useful for the to help this person to stay focused, have a visual contact with the ball and the direction. Okay, so move E mi serve per farle avere che lei sia consapevole di questo. Una volta che lei è consapevole di questo, torniamo alla pallavolo. Assolutamente, alla situazione normale e alla correzione del problema. Ripeto, rifocalizzazione delle fasi della traiettoria, quindi questa è la prima cosa che devo fare, e la seconda cosa che devo fare è creare variabilità situazionale, perché questa è una competenza, non è un movimento. Cioè non è detto che il movimento sia sbagliato, semplicemente creare è una competenza di gioco questa. Quindi che cosa faccio? Rifocalizzazione del punto di partenza della palla, io non faccio altro che chiedere, conta uno nel momento in cui il battitore colpisce la palla, conta due nel momento in cui la palla transita al di sopra della rete e conti tre nel momento in cui tu tocchi la palla per indirizzarla alla tua compagna alzatrice. So once, let's say, you, us as coaches, we established this and she has, let's say, a good understanding about trajectory, then we can move to the next step in the learning process, about the passing learning process, which is Marco was identifying different tempos in the trajectory that the ball covers from the serve, and then he said that the passer should say one when the first impact occurs, two, when the ball is on top of the net, and three, when the ball is actually in the hands of the passer. So this helps the passer to learn the different e per fare segments questo, c'è bisogno of the trajectory. Esercizio molto semplice. And to do this, we can do a very simple drill. Due o tre giocatrici in battuta. Two or three servers in the okay. The un giocatore in ricezione. And one person there. Meglio due. Better two people okay. Or better.
La regola che ha questo esercizio, battuta contro ricezione con rifocalizzazione attentiva dei punti focali della traiettoria, è tra 1 e 2 eseguo il movimento, diciamo, del corpo che mi adatta, che aggiusta la mia posizione rispetto alla palla, ok? Tra 2 e 3 utilizzo adatto le spalle e le braccia, e il 3 è un'azione che io devo dare, che devo portare spingendo con le gambe. Questi sono le tre elementi chiave della tecnica. Bello. So, really deep, rich detail. So the three elements of the technique, basically, how to implement the refocus of the trajectory for the player. Marco, ripetimi il primo. Allora, from 1 to 2. From 1 to 2. I move. So back to what we said, 1, 2, 3. So 1 to 2. I change my position on the court, mm-hmm. not my posture. Come si dice? L'atteggiamento posturale. No, my posture on court. Okay, I just move. My position on the court, but because in Italian we use two different word. The position is the on the court, on the space. The posture is the body, yeah, of the player, ok? Quindi fra 1 e 2 cambia la posizione, c'è l'adattamento al percorso della palla, yeah, e è sempre un solo passo. So basically it's only one step, and between 1 and 2 is movement, ok? Movement, adaptation to the trajectory. Tra 2 e 3 c'è l'adattamento delle spalle e del piano di rimbalzo. Between 2 and 3 you adapt shoulders, rebound plan to the ball that is coming towards you. E il 3 deve essere una spinta data con l'azione delle gambe. So the point number 3 will be a push given with using your legs with the ball. Basically control the trajectory of the ball that goes to the center. Questo banalissimo esercizio è già specifico perché sviluppa una competenza. Se l'esercizio sviluppa una competenza, è efficace se è variabile. This super basic drill is effective if there is a scusa, mi ha detto Marco. Cioè, quella che stiamo sviluppando adesso non è un aggiustamento del movimento, ma una competenza. So basically, by doing this very simple drill, we are developing a competence, a competency, ok? We are developing a competency. Nello sviluppo di una competenza, la condizione didattica fondamentale, cioè che rende efficace l'esercizio, è la variabilità delle traiettorie. What makes the drill useful is to the variety of the trajectories. Sorry. So the player learn how to adapt to different scenarios in a game environment. Quindi lo stesso problema del giocatore, se devo correggere il movimento perché manca un dettaglio del movimento, io devo fare un esercizio dove sono dominanti i feedback positivi. So in order to develop that, I have to do an exercise, a drill where the positive feedback are predominant in order to make our passer more confident. Se devo correggere, rifocalizzare un movimento che è conosciuto ma è sbagliato nella competenza specifica, io devo creare un feedback basato sul confronto tra qualche azione, poche azioni fatte bene e altre azioni che non riescono. Quindi l'esercizio deve essere abbastanza difficile e complesso. Questo per riadattare un... No, questo perché il nostro sistema in una situazione di competenza apprende per confronto. Okay. Mentre invece in una situazione dove devo correggere la sensibilità del movimento, la struttura del movimento, apprendo per ripetizione. So basically it's talking about, we have a lot of PE teachers here, I guess, right? Yeah.
So probably it's familiar. So chiaramente ci sono molti professori anche di educazione fisica qui, quindi. Quindi sanno di che cosa parlo. So basically, one thing is you're teaching right technique to somebody that is learning, okay, from the very beginning in a certain way. Another thing is to teach the right movement to somebody that has a movement but is an incorrect one. So in the first scenario, il primo, you need to do to basically. Il primo scenario, esercizio first, facile, uh-huh. Ripetizione frequente e facilitata e tanto feedback positivi. Yeah. Quindi l'esercizio deve riuscire tante volte. So in the first case, when somebody is learning, a lot of repetitions, a lot of positive feedback, okay, that's the key for helping that person to develop. In the second case, when we need to correct scenario di gioco, ripetizione non frequente, non interessa la frequenza, non è un problema, quindi ripetizione sì, ma variabile, quindi scenario variabile, per cui situazione con un grado di difficoltà elevato, quindi vuol dire che i feedback positivi sono pochi e sono mischiati con tanti feedback imprecisi. Perché in questo caso l'apprendimento avviene per confronto tra ciò che è fatto bene e ciò che non è fatto bene. So yeah, basically you change approach when somebody, you need to correct somebody that has already a movement but is an incorrect one, and you need to make repetitions there, and the feedback has to be given in the way that, you know, you tell the person this is done correctly, this is not done correctly, and there is a mix of feedback that you provide. In the first scenario is a little bit different. Apologies, I wasn't able to explain correctly in English this concept. Ok, sì. Fine. Da qui in poi, dobbiamo creare sempre una situazione di competizione tra chi batte e chi riceve. So from now on we need to create always a competition between who serves and who passes. Rispettando la regola metodologica per cui il volume di ripetizione è l'elemento maggiormente correlato con i processi evolutivi della competenza. So we need to remember that in order to develop this evolution in the competence of passing, volume of work is the key. More volume equal more abilities. Per questo motivo, se io faccio un allenamento di ricezione, per completare l'allenamento specifico della ricezione e dei ricevitori, io non metto mai i tre ricevitori contro i vari attaccanti, non metto mai tutti e tre i ricevitori, ma ne tolgo sempre uno e creo sempre uno scenario dove sono due i giocatori impegnati in ricezione. Perché? Perché in questa maniera ognuno di loro ha un volume di e una frequenza di contatto con la palla nettamente più alta che fossero entrambi. Il livello di battuta cosa chiede? Il livello di battuta è competizione. Io stabilisco un'area. Okay. Perché uso quei due ricevitori lì. Stabilita l'area che è esclusa, stabiliamo che questa area qui è esclusa e la competenza dei due ricevitori deve essere, chi batte nell'area, diciamo. So però batte in competizione. Back to the concept of volume. Marco prefers this method where you have two passes only on a regular basis instead of three, so these two people here would have a higher frequency of touches on the ball, okay? And clearly there is a request also for the passer, so for the servers, to target only this area, excluding area one in this case. Make sense? So volume is focused on two people. Volume. E in questo tipo di lavoro molto presto aggiungo
la competenza di attacco quasi subito, o la competenza di attacco per la seconda linea se questo giocatore qui non è il libero, ma l'altro ricevitore. And very quickly introduce the adds a little bit more complexity, obviously, which is a pass and attack from the outside hitter in five, or we can add the pipe attack if this one clearly is not the libero, as the second pass. Yeah. Quindi non utilizzo mai il sistema 6 contro 6 per allenare la ricezione. Perché è troppo basso il numero di ripetizioni per ciascun giocatore e troppo bassa la frequenza di contatto con la palla. So basically never use a 6v6 to train the reception. For the reason, for a simple reason, because there is not enough frequency and there is not enough repetitions. Quando utilizzo un sistema di squadra, collettivo, non parlo mai di ricezione, ma parlo sempre di azione di side out. Quindi è tutta l'azione, non faccio mai riferimento al ricevitore, alla competenza del ricevitore o alle tecniche di ricezione, ma parlo solo di azione. E tutta l'azione diventa il focus dell'allenamento, dell'esercizio. Del 6 contro 6, del 6 contro 6, esatto. When he is developing a 6v6 type of drill, he never discuss passing as a single part of the drill. And instead he prefers to focus on the side out concept. Okay? So it's a more generalized discussion about the entire rally, rather than one specific element in it. Parentesi, anche l'azione del cambio palla statisticamente ha una significativa correlazione con il volume che noi di allenamento che noi dedichiamo ad ogni singola delle sei rotazioni del sestetto. Okay. So the efficiency and effectiveness of side out is strictly correlated to the number of frequencies of repetitions that you have in each single rotation. So the more single rotations you try, to anche per i meccanismi di gioco che si creano. No, è tutto sui meccanismi di gioco. Non è mai un'azione singola, ma è sempre collettiva. In questo caso. So is basically the focus should be on the collective work that the team is doing when they play 6v6. I don't know. Makes sense. Yeah. Okay. Nel nostro sistema di allenamento noi distinguiamo tre azioni. Tutta la pallavolo è organizzata in tre tipi di azioni. So the volleyball is divided in three types of action, three components. L'azione di side out, che è solo esclusivamente l'azione di risposta al servizio avversario. So side out, which is the answer we give to service from the opponent, side out. L'azione di break point, che è solo la risposta all'azione di cambio palla avversario. I lack in water, ho bisogno di acqua. Devo farne un altro, diciamo. Andare una pagina, non riesco. Allora. Questo introduce anche poi la presentazione sul servizio. Allora, qui side out, qui break point, ok? L'azione di side out è, diciamo, la risposta al servizio avversario. Quando tu fai l'azione di side out, di qua c'è un'organizzazione, muro, difesa, ok? Bene. La prima azione, quella in risposta al cambio palla, è l'azione di break point. Ok, now I got it, so I was a little bit confused. So basically, yeah, typical game situation, serve, side out, first thing would be for these guys to do a side out immediately, possibly, but these guys also have an opportunity to have a break point, to build up a break point if
blocking or defense and so on, counterattack and so on, okay? Tutto il resto, gli americani lo chiamano transition, noi lo chiamiamo azione lunga, azione prolungata. So all the rest, yeah, in US they call it transition, or even in Europe if you speak English, or in Italy we call it long rally. Long rally. Perché questa distinzione? Why this classification? Per metodologia. Perché l'azione di cambio palla, ogni singola rotazione devo dare volume di ripetizione. Quindi questo è il principio metodologico che regola lo sviluppo dell'azione del cambio palla, quindi il miglioramento nel tempo dell'efficacia del cambio palla. So basically why we do this distinction, because the volumes we apply here will have a direct implication on our ability to do a side out in a more efficient way. Okay? Ma quella cosa importante è ogni singola rotazione è un sistema di allenamento diverso. So every single rotation is a different no sistema di allenamento, è un sistema di come si dice, di è una squadra diversa, sono una differente squadra e tutte e sei le squadre devono essere allenate allo stesso modo. So le chiamiamo rotazioni. Sì. So basically every single rotation 1 to 6 requires specific type of work in order to be effective during a standard game, okay? Volume again. Allora, il principio metodologico dell'azione del breakpoint è l'adattamento situazionale, la capacità di adattamento situazionale. So basically the fundamental component of the breakpoint system is the ability to adapt, okay, ma to the situation that we have on the other side. Ma la cosa importante è che nel breakpoint io ho due elementi che mi permettono di anticipare lo scenario. È la forza del mio servizio, che è un'azione che ha un'azione limitante del cambio palla avversario, e la possibilità di anticipare le posizioni di partenza, quindi che mi dà la possibilità di facilitare i processi di adattamento. How do I make a break point strong, okay? Or how do I develop a strong break point system in my side, on my side? Point number one, by having a strong service, because that they will be in a difficult position here to pass, probably to be effective when they serve, when they spike, sorry. The second component is my ability here to defend, so to create a defense system that will allow no, me... No, non è l'abilità della difesa, è la possibilità di anticipare le migliori le posizioni di difesa migliori, so, cioè più efficaci. So posso anticipare tutta la preparazione delle posizioni di muro e delle posizioni di difesa. So, thank you, Marco. So basically my ability here in terms of defense would be the ability to anticipate and to create the best possible position for each of the six people on court to be able to manage attack from the opponent. Quindi per allenare il cambio palla io ho bisogno di creare una condizione di tanta ripetizione. Per allenare il break point io non posso prescindere da una specificità dell'azione del cambio palla. Cioè questa azione del cambio palla deve essere specifica, altrimenti l'allenamento del break point è assolutamente inefficace. So here in the side out volume is required to get a certain level of competency. Here I can adapt if based on what, come diciamo, basato allora, sul un attacco specifico, esatto. Posto qua. Allora, no, non può essere basato su un attacco. Se qui facciamo un'azione di cambio palla e sappiamo che la palla sarà alzata al giocatore di zona 4, questo
può essere un, questo è un lavoro, diciamo, di tipo tecnico, che non sviluppa l'efficacia né del sistema di camufalla né del break point, perché lo scenario è anticipabile, perché è un unico scenario. Se io voglio avere un'efficacia di esercizio, io devo mettere almeno un'altra soluzione d'attacco, quindi posto 4 più centrale, e allora la battuta sarà, diciamo, rivolta, sarà competitiva per limitare questo sistema qui. E quello che succede da quest'altra parte è assolutamente allenante perché è specifico. Mm-hmm. So what Marco said, when you do the side out, okay, sorry, with the break point here, in order to be effective and to reach a certain quality, he suggested never use only one attack, for example, but use always at least two to give a more variety. Otherwise, having by only one person here is very predictable that these guys, these people may know already what to expect. But having two solutions here, front row, is that both replicates a game situation when front row setter, for example, it also gives more variety to the defenses. Quindi, nel break point noi possiamo anticipare la preparazione, i punti, le posizioni preparatorie e poi l'adattamento è quello, diciamo, più veloce. Nell'azione lunga non è possibile anticipare, e quindi vuol dire che i meccanismi di adattamento riguardano anche le fasi preparatorie. E queste sono tre differenze che caratterizzano, tre elementi che caratterizzano ognuna delle azioni, delle tre azioni, che rendono l'allenamento specifico delle tre azioni assolutamente differente. Quindi bisogna lavorare differentemente a seconda se io ho nel focus della squadra l'azione di cambio palla, se ho nel focus della squadra l'azione di break point, se ho nel focus della squadra l'azione lunga. Mm-hmm. Yeah. Il 6 contro 6 mette tutto nello specifico, però ovviamente ha poi delle, non è che possiamo allenarci solo col 6 contro 6, perché abbiamo visto che solo l'allenamento di 6 contro 6 poi perde alcuni elementi chiave, tipo per esempio il terreno che capita nel cambio palla, il 6 contro 6 non lo sviluppa, la frequenza di contatto con la palla della ricezione, 6 contro 6 è assolutamente troppo bassa. Quindi è questa la contrapposizione, diciamo, metodologica che c'è nella memoria Will Summarize. No, basically, Mark was saying that in a side out, a typical side out situation where serve side out and the first ball you pass here, you can anticipate and adapt to the attack. He was adding, in a long rally on transition, this adaptation is more difficult, okay? Because no, è difficile, è più difficile perché non possono essere anticipate le, diciamo, le posizioni preparatorie, le fasi preparatorie. Sì, certo, quindi ti devi adeguare anche nella fase preparatoria, devi adeguare l'azione, il movimento, e quindi è molto frequente per i giocatori inesperti che perdono il ritmo attentivo. So, yeah. Quindi perdono i focus attentivi. Uh-huh. Okay. So basically in long rallies, as we all know, we lose often focus, attention, because our ability to stay focused on the ball might be gets lower with second by second. So he said this is something anyway you can train for long side out, for long rallies. In uno sport come la pallavolo, che noi è uno sport sequenziale dal punto di vista percettivo motore, perché le sequenze sono sempre le stesse, e diventa molto importante avere la velocità di spostamento del focus attentivo. Yeah, we need to because volleyball is a sequential sport. We need to be to develop the ability to but the motor sequences are always the same, but we need to develop the ability to kind of repeat that over time, right? In the long rallies. Sì, la ripetizione, lo spostamento delle focus percettivi, questo è
La velocità di spostamento dei focus percettivi. So the ability to to develop the ability to move or focus perceptional perception focus. Sorry, Fred. Ecco. The technical translation is not. L'ultimo aspetto e poi andiamo. We go. Se io alleno il cambio palla, cerco la soluzione di ripetere la soluzione migliore, cioè la positività, diciamo, no? Quindi la mentalità con cui devo allenare l'azione di cambio palla e la ricezione è ripetere l'azione positiva. Tentare di ripetere frequentemente l'azione positiva, quindi più volte l'azione positiva. If I'm talking about side out, the best way to kind of to improve on that would be to repeat the same rally, the same positive rally many times to build up kind of the mentality around it. Se io alleno il break point, devo indurre una mentalità per cercare di tentare tutti gli interventi per recuperare una palla in più o per murare una palla in più, comunque per fare una cosa in più positiva, non necessariamente sempre tanta positiva perché questo è irreale, ma per fare un'azione vincente in più. Very important. Instead of here, lots of repetitions, lots of positive feedback, lots of positive elements. Here, breakpoint is to work to have one additional, at least one additional positive touch. Could be one additional defense, one additional block, positive block, active block, or passive blocking, whatever it might be, but one positive, one thing, one more thing that is a positive here. Se io alleno l'azione lunga e utilizzo l'azione lunga per allenare la squadra, alleno a mantenere nel tempo l'adattamento percettivo motorio, quindi la capacità percettiva la alleno per tanto tempo in modo tale che non ho un decremento poi in situazione di gioco, in situazione di gara. Quindi è un focus, è un'azione allenante nei confronti del ritmo della abilità percettivo motorio. So the ability of motor, to develop the rephrase, long rallies require training, specific training, where Marco said to repeat frequently the ability to, come l'hai chiamata Marco, scusami? L'abilità di spostare, spostamento, il ritmo con cui sposto il focus attentivo. Quindi l'abilità percettivo motoria. So the ability to refocus during long rallies, and so I can adapt more frequently. So we adapt this situation, we train this situation to be more applicable in multiple scenarios during long rallies. Make sense? Yeah. Sort of. Sorry, guys. Per il momento tutto, poi adesso andiamo a vedere qualcosa. Just game over for the moment. For now. Perfect. Thank you. We have a question? We have a question or we postpone it later? No, okay. Sorry, can I go to Thank you.
Let's go.